che ha investito il nostro paese, a nostro giudizio sarebbe opportuno di prevedere attraverso un idoneo strumento legislativo al ripristino del controllo e dell'acquisizione della rendita da emissione monetaria da parte dello Stato italiano, istituendo una nuova zecca di Stato incaricata, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese in materia di BCE, di gestire le quote assegnate al nostro Paese dalla Banca Centrale Europea. Grazie, onorevole Scilipoti. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, ha facoltà di rispondere. Signor Presidente, onorevole interrogante, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della comunità da parte della Banca Centrale Europea e delle banche centrali nazionali. A livello nazionale, l'attribuzione alla Banca d'Italia del diritto di emissione è sancita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 98 e ribadita dall'articolo 1 dello Statuto. In attuazione di tale disposizione, il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito un preciso schema di ripartizione delle banconote in euro emesse dall'Eurosistema, in base al quale alla Banca Centrale Europea è attribuita in via convenzionale una quota fissa dell'8% della circolazione, mentre il restante 92% viene ripartito tra le banche centrali nazionali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale. In contropartita della quota di circolazione ad essa assegnata, la BCE iscrive nel proprio bilancio un credito di pari importo verso le banche centrali nazionali, che è remunerato al tasso marginale delle operazioni di rifinanziamento principale. Tale remunerazione costituisce il reddito cosiddetto da signoraggio della BCE. Quest'ultimo è poi redistribuito alle banche centrali nazionali in proporzione alle rispettive quote di capitale, a meno che il Consiglio direttivo decida di trattenerne in tutto o in parte un ammontare a causa di una perdita d'esercizio della BCE o un utile netto inferiore all'importo del signoraggio, un'assegnazione al fondo di accantonamento a fronte dei rischi di cambio, di tasso di interesse e di prezzo sull'oro. D'altro canto, il reddito da signoraggio percepito dalle banche centrali nazionali sul restante 92% delle banconote in circolazione contribuisce alla formazione del reddito monetario, disciplinato dall'articolo 32 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali, che prevede, ai fini della relativa ripartizione tra le banche centrali nazionali, un processo di accentramento e successiva redistribuzione in base alle quote di capitale. Pertanto, alla luce di quanto esposto, la proposta formulata con l'interrogazione non può essere positivamente accolta perché si porrebbe in contrasto con gli accordi sottoscritti con l'Unione Europea. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Scilipoti. Signor Ministro, onorevoli colleghi, io ho ascoltato con attenzione la sua relazione, però la sua relazione, che è bella da ascoltare, però nei contenuti c'è qualcosa che non quadra. E per parlare in termini semplici, lei sa benissimo, signor Ministro, che la stampa della carta moneta, esempio una carta moneta da 500 euro, ha un costo di 10 centesimi, cioè che è il chiamato costo reale. Il costo commerciale è di 500. La differenza fra 10 centesimi e 500 una volta era dello Stato italiano e della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia